Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con il quarto capitolo di questo Storytime infinito diviso a puntate che vi sto caricando ogni mercoledì sempre alle 14. Vi dico già in anteprima assoluta che questa di oggi è la penultima puntata. Ahimè, siamo quasi arrivati già agli sgoccioli, alle battute finali di questa web series storytimesca che Netflix spostate proprio. E quindi vi aspetto anche mercoledì prossimo, sempre alle 14, sempre su questi schermi, cioè sul mio canale, con l'ultimissima puntata, cioè il finale di stagione. Adoro, adoro, sono super emozionated. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, as always vi dico che se siete entrati qui in questo video così dal nulla, senza aver visto il capitolo 1, il capitolo 2, il capitolo 3, ve li lascio ovviamente sotto qua nell'info box, oppure qua nel pallino bianco con la i di informazioni, o in fondo a questo video, perché così voi ve lo potete andare a recuperare tutto, perché se guardate solo questo video non ci capite una mazza, insomma. E come ogni serie TV che si rispetti, dovete guardare tutte le puntate, perché se vi perdete anche solo un capezzolino, una caccolina, vi scoppia a capo, non capite nulla, come Pretty Little Liars, perché questa storia è assurda. Anyway, detto questo, iniziamo subito, perché vi avevo lasciato nello scorso episodio, nel capitolo 3, con io che avevo fatto il provino per l'Isola dei Famosi e che avevo avvertito i miei nuovi manager di questo fatto e li avevo spronati per fare qualcosa per aiutarmi ad entrare. Ok? Eravamo rimasti qui. Oggi io inizialmente adesso vi andrò a raccontare cosa succede quando fai un casting per un reality del genere, in questo caso l'Isola dei Famosi, perché mi avete mandato moltissimi direct, lo volevo già fare di mio, ma mi avete mandato moltissimi direct in cui mi chiedevate appunto: Cristiano, ma a cosa ti chiedono? Perché sei andato? No, come funziona un casting del genere? Quindi ho detto: vabbè, spreco qualche minuto di questo story time, che tanto sarà lunghissimissimissimo, per raccontarvi un po' cosa ho fatto, cosa ho risposto, che domande mi hanno fatto e tutto quanto, e poi vi dico quello che è successo, perché è il fatto saliente quello. Allora, a me è arrivata ovviamente un'email sulla mia email, come sono intelligente, adoro, da parte della redazione di Magnolia, che è la casa di produzione, possiamo dire, che fa appunto l'Isola dei Famosi, e in cui c'era scritto, ovviamente si presentavano, c'era scritto che comunque mi avevano visto sul web ed erano molto interessati a me, e se volevo potevo lasciargli il mio numero di telefono, così loro mi avrebbero ricontattato telefonicamente e per parlare appunto di un appuntamento, per prendere un appuntamento per salire io poi su a Milano per fare questo casting per questa nuova versione dell'Isola dei Famosi, che era l'isola, no, saranno isolani, che è quello che inizialmente doveva essere. Prendo degli influencer o gente comunque popolare in internet, li metto tutti insieme da qualche parte nelle periferie di Roma, registriamo a dicembre e poi nella prima puntata dell'Isola dei Famosi vera e propria i tre finalisti verranno messi appunto al televoto, e poi chi vinceva tra questi tre andava come concorrente ufficiale in Honduras. Ok, questa è stata la premessa. Io allora tutto contento, insomma avevo anche qualche dubbio, perché come ben sapete io mi vergogno molto a mettermi in costume, quindi pensate voi, non solo io non vado al mare di mio per vergogna, ma io, cioè, dovrei andare l'Isola dei Famosi in televisione vista da 5 milioni di telespettatori, perché 2 anni fa faceva ancora successo, nudo, scherzi, assolutamente no, però ho detto è un'esperienza che comunque mi piacerebbe fare, e comunque è una cosa che mi è caduta dal pero, così proviamoci, no? E sono andato, sinceramente io del costume non ci stavo pensando, perché tanto ho detto vabbè, vado solo a vedere cosa faccio, tanto come sempre non succederà mai niente. Insomma, salgo su a Milano, vado in questi studi,
un casino anche solo per entrare, perché quella lì mi aveva detto chiamami appena sei lì perché almeno ti vengo incontro. Poi io la chiamavo e no, e non c'era, non mi rispondeva. Allora poi non sapevo da quale porta entrare. Sono entrato in una e ho detto guarda, sono Cristiano, devo fare il casting per l'Isola dei Famosi. Ah sì, aspetta lì, sì, aspetta lì un quarto d'ora, aspetto. Però insomma, alla fine, dopo un quarto d'ora che aspetto, arriva una delle autrici, penso, una donna. E mi porta appunto, ciao, no, prima, mentre mi porta nello studio, insomma, dove dovevo fare il provino, facciamo due chiacchiere. Allora il viaggio com'è andato, come stai, tutto bene? Sì, tutto bene, normale, le solite cavolate, insomma, che si dice sempre. Ovviamente io, nervosismo zero, anche perché la modalità di questi casting dei reality, pensavo che fossero tutti uguali a quelli del Grande Fratello. E quindi, siccome io ne ho fatti 8.000, perché ogni anno mi chiamano il Grande Fratello, ma ogni anno io faccio quelle stesse cose, ogni anno non mi chiamano, però vabbè, quello io l'ho capito, ho detto vabbè, sarà una chiacchierata come sempre. Mi portano in questa stanza e mi danno dei documenti da compilare, ovviamente con tutti i miei dati personali, e fra le varie cose c'erano anche alcune domande. Per esempio, tra queste c'era fai parte di qualche agenzia? Se sì, come si chiama? E io ho scritto la mia, questa qua di cui vi sto parlando ininterrottamente da settimane. E poi rispondo anche alle altre varie domande, poi firmo, insomma. Ritorna questa donna e mi prende il foglio e la prima cosa che va a leggere appunto è l'agenzia. Vede che io ho scritto quel nome appunto e mi dice ma non ho mai sentito parlare di questa agenzia, ma che cos'è? E io ho detto guarda, non lo so nemmeno io sinceramente, penso che sia una nuova appena nata e tutto quanto, però insomma siamo un po' in maretta, insomma, così. E gli ho raccontato un po' brevemente, no, tutti i tre capitoli, e lei fa no guarda Cristiano, al massimo poi ti mando un'email io con una lista di qualche nome di agenzia vera e propria, perché se ti affidi a queste agenzuccole non andrai mai da nessuna parte, capito? Perché tanto è tutto magna magna. E io vabbè, ho già capito come fa il casting, posso anche andare via, grazie, arrivederci. E gli fa no dai, dai parliamo, no, così. La prima cosa che mi fa notare l'autrice è che appunto io ero magro, magro, super magro, e mi dice oddio, dai video su YouTube non sembravi così magro. E io ci credo, perché mi riprendo da qui in su, non è che mi riprendo tutto, no, nel senso. E mi fa ma potresti avere vari problemi nell'Isola dei Famosi, perché comunque sì è un reality, comunque sì è televisione, ma comunque non mangi un cazzo lì. E io gli ho fatto la battuta, ma ti immagini, mi sento male in diretta, no, e muoio, sai che share. Questa mi sono reso conto dopo che mi è uscita che era una battuta un po', come posso dire, brutta da fare, un po' black humor, no? E infatti lei poi non ha riso e io ho detto vabbè dai, si continua male, si è iniziato male, si continua malissimo. Insomma, detto questo, a parte questa piccola parentesina, il casting va normale, mi fa le stesse domande di sempre, no? I tuoi hobby, che lavoro fai, ma era molto incentrata. Le sue domande erano molto incentrate sul mio livello, diciamo, di popolarità nei social, perché mi ha chiesto tipo i follower di Instagram, quanti follower avevo in YouTube, quante visualizzazioni facevo, se facevo qualche collaborazione, insomma. Sì, avevo fatto altre esperienze televisive, era molto incentrata su questo. Lei e le sue domande, e lì a me non mi è sembrato nulla di male, anche perché comunque il reality si chiama Isola dei Famosi, il reality era Saranno Isolani. Lei mi aveva spiegato che il format doveva prendere degli influencer a giro per il mondo, cioè per l'Italia, quindi io ho detto vabbè, è normale che lei vuole sapere un po' quanto engagement ho nei social, perché se ci avessi avuto tipo 10.000 follower ho detto boh, non mi avrebbero chiamato.
e voleva sapere tipo se erano veri tutte queste robe qui. Addirittura mi ricordo che lei fece una battuta per dire: ma come mai tipo hai solo, all'epoca quanti follower avevo su Instagram? Non lo so, 50.000, 40.000, 2 anni fa, stiamo parlando di 2 anni fa, hai solo questi follower su Instagram. No, scusami, mi ha fatto, non lo so, se la gente non si iscrive non è colpa mia. Lei mi fa, è brutta questa cosa, nel senso, noi stiamo cercando influencer, e ho detto, vabbè, da qui a dicembre aumenteranno e così mi prenderete. Lei, vabbè, falli aumentare in qualche modo. Ho fatto, guarda che i miei sono tutti veri, ho detto, io non li compro, non compro i pacchetti di follower come fanno tutti gli altri e anche molti VIP perché li ho sgamati tutti. Vabbè, a parte queste battutine un po' così, il casting va abbastanza bene. Cosa faresti se tu fossi lì, mi ha chiesto. Poi cosa mi ha chiesto? Cosa ti porteresti in un'isola deserta? Non rinunceresti mai? Se ce la farei a vivere 3 mesi senza il telefono, dato che comunque ci lavoro e dato che comunque ce l'ho sempre in mano, tutte queste robe qui. E poi abbiamo parlato anche di varie esperienze, tipo la vita amorosa. Io ho detto, vabbè, ma no, lascia perdere quello, no? I vari lavori che ho fatto, gli studi, insomma, un casting normale. E finisce con lei che mi dice: bravo, bravo, va benissimo, mi sei piaciuto molto. Uno dei problemi, appunto, che mi è più risaltato agli occhi è questa tua fisicità, che potrebbe a lungo andare diventare un problema, dato che comunque lo sai che mangiano un pugno di riso al giorno. Ma comunque ti posso dire, ti posso garantire che per ora sei uno dei migliori, anche se comunque non hai tantissimi seguaci. Ricordatevi questa frase. E vabbè, comunque finisce tutto a tarallucci e vino. Ci diamo la mano, grazie mille, ci facciamo risentire. Fai comunque entro 3 settimane ti manderemo un'altra email, tutto quanto, anche se non ti prendiamo, comunque ti ringraziamo, no? Così aspetta l'email e poi vedremo. Sappi che comunque si registra i primi di dicembre, questo saranno isolani, verso Roma, tutto quanto, registrazioni tipo di 3-4 giorni e poi andranno io sul nostro sito verso fine dicembre, inizio gennaio, e poi i 3 finalisti ovviamente andranno in studio la prima puntata dell'Isole Famosi. Punto. Ringrazio tutti e torno a casa mia. Arriviamo adesso al collegamento con il capitolo numero 3, quello scorso. Vi ricordate che vi ho detto che ero a questo Roma Web Film Festival in cui avevo raccontato ai miei manager nuovi di questo casting? Ok, erano passate tipo 2 settimane da quando avevo fatto il casting a quando sono andato a Roma. E quindi io sono stato spinto, diciamo, a raccontare maggiormente a questi miei manager questo mio casting, perché erano già passate 2 settimane, io non avevo sentito nulla, ho detto, bah, però se comunque qualcuno è interessato, si fa sentire, ha voglia di far aspettare 3 settimane, ci siamo quasi, guardiamo se almeno in questo campo la mia agenzia può fare qualcosa. E quindi per questo io gli ho raccontato tutto. E loro mi hanno risposto: bravo, hai fatto proprio bene, ce lo potevi anche dire prima, perché noi abbiamo conoscenze in Magnolia e quindi possiamo cercare di aiutarti. Allora, abbiamo conoscenze in Magnolia? Lei, l'autrice, mi ha detto: noi non conosciamo questa agenzia. Ma che cos'è? Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Comunque i giorni passano, iniziano le registrazioni, saranno isolani e io ovviamente non sono stato preso. Ma non mi è arrivata nemmeno l'email che mi aveva detto lei, l'autrice, che mi doveva arrivare anche nel caso in cui non mi avessero preso. E soprattutto non mi è nemmeno arrivata l'email con la lista di tutte le agenzie che mi aveva consigliato lei. E quindi ho detto, vabbè, dai, lasciamo perdere, chissà che hanno combinato questi qui, chissà se hanno fatto qualcosa. Allora chiamo loro, gli dico che è successo, e loro, come vi ho detto nello scorso episodio, mi hanno detto come scusa del non fai parte di Saranno Isolani perché hai troppi follower. Questa
Inizialmente io l'ho presa un po' male, come vedi, ma che cazzo dite? Perché lei al provino mi disse ne hai pochi, voi mi venite a dire ne ho troppi. Poi comunque cos'è successo? Perché ci ho creduto a questa cosa? Perché negli stessi giorni mi ricordo che Gianmarco Zagato fece delle Instagram stories in cui disse che anche lui era stato contattato per questo Saranno Isolani e che anche a lui gli avevano detto guarda vai bene però hai troppi follower, che nel suo caso era vero perché era già famosissimo, nel mio caso un po' meno, però ho detto boh, questi mi hanno detto la stessa cosa, su per giù ci posso anche credere. Poi in più ho visto chi stava partecipando a Saranno Isolani, che il più famoso, come avevo detto, era Deianira, che aveva 30.000 follower, di cui metà falsi. Ho detto vabbè, ci può anche stare. E allora lì inizialmente ho detto vabbè, non è che uno faccio il primo casting della mia vita per questo reality, non è che mi devono prendere per forza. E ho detto vabbè, lasciamo perdere. Qualche tempo dopo, non mi ricordo se un mese o comunque qualche settimana, Chiara Paradisi mi manda un messaggio scrivendomi: guarda Cristiano, se vuoi puoi riscendere a Roma perché c'è una band mia amica che deve girare un videoclip e avevamo pensato anche a te, e così stiamo anche una giornata insieme. Io vado, ne approfitto, vado, passo la giornata con loro, facciamo questo videoclip e insieme a tutti questi ragazzi e queste ragazze c'era anche l'amico di Chiara Paradisi, quello che lavorava per la nostra agenzia e che voleva venire via e che stava venendo via. Allorché io prendo l'occasione per andare a fumare una sigaretta fuori insieme a lui e gli dico: scusami, ma ti posso chiedere una cosa? Te sei sempre in contatto con la nostra agenzia? E lui mi fa: guarda, sì, perché comunque, anche se sono venuto via, c'è cioè, le ultime cose da sistemare, insomma, cazzi sua. E io dico: ecco bene, mi puoi spiegare perché non mi hanno preso all'Isola dei Famosi? E se è vero la scusa che mi hanno raccontato, cioè che io ho troppi follower? E qui, ragazzi e ragazzi, io ho scoperto tutta la verità, cioè che dal momento in cui io avevo detto a loro che mi avevano chiamato per fare il casting dell'Isola dei Famosi, questi fantomatici manager hanno preso questo amico mio, che lavorava ancora per loro anche se voleva andare via, e gli hanno detto: guarda, inizia a cercare qualche contatto di Magnolia, perché Cristiano probabilmente va all'Isola dei Famosi, quindi bisogna tartassarli per farlo prendere. Però mi ha anche detto che non avevano loro contatti, ma li doveva cercare, doveva far tutto lui, cercare vari contatti e poi mettersi in contatto con loro. E mi ha detto poi: Cristiano, io non so perché non ti hanno preso, però fatto sta che noi non si conosceva nessuno in Magnolia, io le chiamate le ho fatte, però comunque mi hanno trattato un po' così, e quindi evidentemente c'era qualcun altro che aveva la via preferenziale, insomma, e quindi è andato un po' tutto a puttane. È anche per questo comunque che io adesso non ci collaboro più e sto facendo di tutto per non associare più il mio nome con loro. E io lì, incazzato come la merda, ovviamente, rimando, questa volta mando un'email, nel mentre che tornavo a casa mando un'email a questa mia agenzia, giocando il tutto e per tutto. Gli dico ovviamente che ero molto deluso da questa cosa, che avevo scoperto che quello che mi avevano raccontato non era vero, e che vi dirò di più, perché io se ci devo battere il capo, ci devo battere il capo fino in fondo. Ho concluso tutte queste varie delusioni, no, sotto forma di mail, dicendogli: allora ragazzi, va bene, alla fine questo non è andato, il libro non è andato, il Torchissima non è andato, gli eventi me ne fate fare uno all'anno, tra le altre cose gratis, mi devo pagare il biglietto io, va bene tutto. Però è appena uscita la notizia che rifaranno nel 2018 il Grande Fratello NIP, ok? Adesso basta, la mia pazienza ha raggiunto il limite. O gli dico: mi procurate voi un casting
con loro, o comunque le mie prossime notizie le avrete dal mio avvocato, perché voglio venire via da voi e non voglio più avere a che fare con questa agenzia e con tutto quello che vi riguarda. Secondo voi mi hanno risposto? Ovviamente no, però mi chiamano tipo qualche giorno dopo. Io me lo ricordo come se fosse ieri, perché ero a Firenze con un mio amico a fare shopping, as always. Era già inizio 2018. Mi chiamano, mi arriva questa chiamata da uno dei miei manager e mi fa: Cristiano, ho un'ottima notizia. E io: finalmente, ti sei fatto vivo, ma chi sei? E mi fa: senti, allora, guarda, io sono in contatto con uno che dovrebbe essere una specie di produttore, no? Che fa tante pubblicità, insomma, è dentro l'ambiente televisivo. E parlandogli di te, lui è andato a guardarsi qualche tuo video e gli sei piaciuto molto. E lui ha ovviamente qualche conoscenza nel campo dei casting, no? E tra le altre cose, siccome sappiamo, perché ce l'hai detto tramite email, che vorresti fare il casting del Grande Fratello, lui ci ha detto che c'è qualche posto libero ancora. E io: come qualche? L'hanno appena annunciato, ora è già tutto pieno. Se io ti lascio adesso il suo numero di telefono, e mi ha detto che lo devi chiamare subito, perché così vi mettete d'accordo e vi parla un po'. E io gli ho detto: no, guarda lì, ganzo, va bene, meno male, una chiamata non costa nulla, tanto ce lo chiamate gratis. E vabbè, proviamo, gli faccio dare il numero di questo uomo e lo chiamo e faccio: guarda, sono Cristiano, Issima91, oh ciao, allora, mi hanno parlato di te, insomma, di qui, di là, io sono Tizio, Caio, ho fatto questo, mi hanno detto che vorresti fare il Grande Fratello, e ho fatto sì, cioè, almeno fare il casting, no, perché comunque lo faccio sempre, no, anche quest'anno, lo voglio fare. E mi fanno: allora, senti, guarda, e allora facciamo così. Io ovviamente conosco qualcuno degli autori, no? Ovviamente non è che se io dico prendete lui, loro ti prendano. Però comunque ti posso far avere una specie di casting. Ma prima dovresti fare un piccolo riassunto di poche righe, ovviamente, in cui parli un po' di te e della tua vita. Ovviamente io poi, te lo giri a me, io poi lo giro a loro, oltre a quello gli giro i tuoi canali in internet, e se a loro magari piaci o interessi, mi richiamano e poi io ti chiamo e ti faccio scendere a Roma per fare questo casting. E lì, ragazzi, io dico: vabbè, grazie mille, no? E lui mi fa: ovviamente io non è che faccio le cose gratis, nel caso in cui poi ti dovessero prendere, ovviamente non è una cosa certa, ma nel caso in cui ti dovessero prendere, io poi sono già d'accordo con la tua agenzia, poi dopo, poi quando esci e fai le serate, io mi prendo la percentuale. E io ho fatto: sì, vabbè, intanto fammi fare casting. E io, tornato poi da Firenze, butto giù queste righe della mia vita e gliele mando. E lui mi risponde molto gentile e subito anche mi dice: allora, va bene, mi ricordo che era tipo, cos'era? Era giovedì. E mi fa: va bene, allora guarda, io gliela mando subito e ci vorranno un po' di giorni, penso. Comunque io poi ti richiamerò solo nel caso in cui hai delle chance, perché è inutile che ti faccio spendere tempo e soldi ancora per venire a Roma se poi comunque è una cosa così caciara. Io gli mando il tutto, poi ti dico quello, il feedback che ricevo da parte loro, e poi comunque se loro sono interessati ti richiamo. E ho fatto: va bene, grazie, insomma, vado a letto. Il venerdì, cioè il giorno dopo, mi richiama subito e mi dice: Cristiano, lunedì vieni a Roma perché devi fare il casting del Grande Fratello. E ragazzi, questa è un'altra storia, perché finalmente, direte voi, una gioia, finalmente questa agenzia mi ha fatto conoscere qualcuno che comunque mi può aiutare a fare quello che voglio fare. Avete proprio ragione, ma... Oddio, che voce! Ma, ragazzi, questa è un'altra storia. Il capitolo numero 4, che è il penultimo, ve lo ricordo, termina qua.
prossima settimana ripartiremo da questo casting del Grande Fratello e poi ovviamente ci sarà il finale bomba. E se dico bomba è proprio bomba, ma bomba 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 bomba. Quindi se siete arrivati fino a questo punto di questo story time, lasciatemi un commentino con scritto il capitolo finale sta arrivando, non vedo l'ora. E il cuoricino ovviamente, ragazzi, perché così il cuoricino fa sempre bene, perché ho bisogno di essere amato. E per oggi è tutto, mettete like a questo video se vi è piaciuto. Io non vedo l'ora di parlarvi anche del capitolo finale, ormai è come un finale, lo sto vivendo come un finale di stagione. Adoro, adoro, adoro. Non sto più nella pelle di già, ora che sto registrando la penultima puntata, so già che sarà poi l'ultima, ci sarà anche l'ultima. Oddio, sto morendo, non so più nemmeno ciaone proprio. E quindi noi per oggi è tutto, noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 14 con il finale di stagione, ragazzi, e tantissime cose da dire. Voi continuate ad iscrivervi sul mio canale, che siamo sempre di più e io vi amo, non so più come ringraziarvi, e ovviamente andatemi a seguire anche su Instagram perché vi amo anche lì, anzi lì forse un po' di più, però ci dovete andare. E niente, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!